Big Voice Podcast. Su voci.fm, le voci leggendarie della musica. Su voci.fm parliamo anche delle grandi voci della musica, delle caratteristiche vocali di questi artisti unici, capaci di lasciare un segno indelebile nella storia. È il 1974, quando un giovane ragazzo viene soprannominato per la prima volta dagli amici Bono Vox, ovvero Bella Voce. Quel ragazzo si chiamava Paul David Hewson e non avrebbe mai immaginato di diventare in pochi anni un'autentica icona della musica internazionale. Nato a Dublino nel 1960, Bono Vox affronta da adolescente la perdita della madre, a cui avrebbe successivamente dedicato varie canzoni. In quel periodo impara a suonare la chitarra e si dedica al canto, influenzato da artisti come Beatles, Clash e Patti Smith. Nel 1976 risponde insieme ad altri ragazzi al volantino del batterista Larry Mullen, che cercava compagni per formare una band. Fu così che nacquero gli U2. La voce di Bono ha reso immortali brani che ancora oggi sono pietre miliari dell'alternative rock, Sunday Bloody Sunday o With or Without You, solo per citare due esempi. È indubbio che il successo della band sia legato alla sinergia tra i vari membri, ma qui su voci.fm ci piace soffermarci soprattutto sull'aspetto vocale, e Bono Vox è la prova vivente che spesso non serve una tecnica impeccabile per lasciare il segno. Si può notare come nel corso degli anni la sua voce si sia assottigliata e abbia acquisito una certa nasalità, che va ancora di più ad enfatizzare quella tendenza innata di Bono ad estendere il proprio range dal basso verso l'alto con sforzo, spesso senza vie di mezzo tra gli estremi, a volte sfociando in sonorità quasi urlate. Paradossalmente questo difetto lo ha reso unico ed identificabile, seducente e graffiante, in grado di comunicare con i propri brani energia ed emozione in studio e dal vivo. Bono Vox non si risparmia e ancora oggi si dedica alla musica a pieno ritmo, riadattando la propria tecnica alle mutazioni inevitabili dovute al tempo, perché prima di essere un grande talento, Bono Vox è un testardo irlandese che possiamo solo ammirare ed applaudire. Big Voice Podcast. Solo su voci.fm.